abito per spiagge e per questo punto in cui la ciclabile finisce sull'Aurelia, quali sono i vostri programmi? Allora, si parla sempre della nostra spiaggia, che è la spiaggia più piccola d'Italia, però abbiamo visto che c'è bisogno di servizi, il cittadino ha bisogno di servizi e noi vogliamo in qualche maniera, come prevede già il PUD, di andare in bando con una spiaggia attrezzata, che così riusciamo in qualche maniera a dare un servizio in più ai nostri cittadini. Poi vorremmo anche, impegnandosi, ritornare a far sventolare nella nostra spiaggia la bandiera blu, per noi molto importante. Però per arrivare in spiaggia praticamente dobbiamo anche mettere in sicurezza questa bellissima pista ciclabile che va dal mare all'entroterra, forse una delle più lunghe della Liguria come entroterra. Però ci siamo resi conto che per qualificarla meglio, perché vediamo che ogni giorno passano centinaia e centinaia di turisti in bicicletta, noi teniamo molto alla sicurezza stradale, alla sicurezza del pedone e tutto. Per noi una grande opera sicuramente faraonica, però importante sarà questo sottopasso ciclopedonale che passa sotto l'Aurelia, per mettere in sicurezza tutti i pedoni che vediamo tutti i giorni che passano praticamente sull'Aurelia. Fino a oggi non è successo niente, però non possiamo arrivare ad avere qualche incidente. Allora dobbiamo cercare di metterci praticamente le risorse naturalmente regionali o anche che arrivino dallo Stato per fare questo sottopasso, per noi importante, però riusciremo sicuramente a riqualificare questa bellissima pista ciclabile. E questo per me è anche una parte del turismo, perché il turista quando arriva qua si trova in difficoltà per passare l'Aurelia.